vista della riapertura dell'anno scolastico non mancano i timori anche a Torre del Greco per l'emergenza Covid. Il personale scolastico è al lavoro per garantire il ritorno tra i banchi di scuola in piena sicurezza, in un'ottica di collaborazione con le famiglie. Ai microfoni di TV City abbiamo raccolto le opinioni dei cittadini. Io sono molto preoccupata, proprio adesso ho finito un consiglio di interclasse e abbiamo esposto tutte le nostre perplessità in merito, sia all'ingresso della scuola, per l'ingresso della scuola, per l'azione da adottare per contrastare il contagio virus, e questa è una cosa che ci preoccupa tantissimo dal punto di vista proprio umano, non solo dal punto di vista professionale come insegnante. Voi siete preparati ad affrontare quest'anno scolastico? Stiamo cercando in tutti i modi e nel migliore dei modi per accettare, accogliere questi bambini nella totale sicurezza. Come rassicurare le famiglie e i genitori che ci ascoltano? E questo è un compito che diciamo un po' difficile, però noi siamo preposti a fare questo e la scuola ha questo compito, proprio di essere di raccordo tra il Ministero e la famiglia. E la famiglia però deve collaborare, senza la loro collaborazione noi possiamo fare poco. E di questo ne vogliamo proprio che le famiglie collaborino e abbiano fiducia nelle istituzioni scolastiche. È un autunno molto difficile per i ragazzi che vanno a scuola. Dobbiamo stare più attenti per loro che sono un po' a rischio per noi anziani. Tornano i casi di Covid anche nella città di Torre del Greco, lei è preoccupato? Secondo come dice il governo, io mi attengo scrupolosamente ai nostri scienziati che lavorano bene e ai nostri politici che si danno i migliori indirizzi d'Europa e del mondo per salvarci e tutelarci. E a Torre del Greco? A Torre del Greco è una meraviglia, la monnezza non c'è più, la circolazione è fluida ed efficace, il verde è quello che ci spetta secondo la popolazione, il mare è disinquinato. Il Vesuvio non l'hanno incendiato quest'anno, quindi è tutto meraviglioso. Quindi tutto sommato non è un anno così critico come sembra? No, assolutamente, perché sono vivo, io ringrazio Dio di essere vivo. È un momento brutto, nessuno se l'aspettava, purtroppo tutto supera, si supera, basta solo essere ottimisti e andare avanti. Sono preoccupata perché sono mamma di due bambini, il più grandicello dovrà andare a scuola e sono molto molto preoccupata. Sarà un anno difficile, sarà un anno complicato e non lo so, lo dovremo affrontare giorno per giorno e vedere cosa succede. Io confido nel buon senso del popolo torrese, però finora non ne ha dimostrato tantissimo. Un anno difficile anche per il lavoro, la crisi economica si respira anche in questa città? Sì, sì. Si respira tantissimo anche in questa città e non so come... cosa si potrà fare per poter risollevarci. Mi preoccupa la gioventù e i bambini, soprattutto. Perché i giovani sono irresponsabili, secondo lei? Alcuni sì, alcuni no. Dobbiamo imparare a convivere. Un anno difficile anche per il lavoro, la crisi economica si sente? Sì, sì, soprattutto. Torre, tornano i casi di Covid, lei è preoccupata? Abbastanza, soprattutto per me che sono un'insegnante, quindi abbastanza preoccupazione, visto l'aumento della curva dei contagi. Auguriamoci che il tutto si risolva, sempre con il distanziamento e rispettando le regole. Come rassicurare le famiglie, i genitori? Praticamente sempre osservando le regole, l'igiene delle mani soprattutto, il distanziamento e osservare... ovviamente le regole che il Ministero della Salute ci impone. Sarà un anno difficile, un autunno difficile? Sì, penso di sì, abbastanza difficile. C'è anche crisi economica, si respira crisi economica in questa città? Sì, sì, da Julemar in poi si avverte la crisi. Un anno difficile anche per la crisi economica, ma i torresi si dichiarano fiduciosi ed ottimisti. Che autunno ci aspetta? È un po' critico commercialmente parlando, sì, quello sì. È la paura che crea gli eroi, cara signora. Ci mettono timore, paura e non facciamo niente. E quindi automaticamente ci chiudiamo in noi stessi. Come risollevarsi da un momento così difficile? Fiducia, speranza e andare avanti. E credere. Non c'è bisogno di tutte queste cose. Fin quando la gente non sa veramente come difendersi.
qua non sappiamo ancora le mascherine, portarle a orari, a minuti, a secondi, la sera, non si capisce niente. Quindi la chiarezza al cittadino è importante.